Sport a chilometro zero, ben ritrovati. Siamo con Mario Palazzi per parlare di quella che è stata la sua esperienza in quest'ultimo campionato e quello che è, come programma il suo futuro. Tanto Mario, proprio c'è stata fortuna quest'anno, due squadre, due scommesse difficili da vincere. Sì, praticamente le scommesse in linea di massima, in linea teorica, erano state vinte tutte e due, sia quella di Foligno e sia quella di San Giovanni. Purtroppo abbiamo avuto a San Giovanni, per ritornare all'ultima avventura, questa disavventura nel campo di Scandicci che ci è costata forse la salvezza. Forse giocando i play-out in casa avremmo forse avuto un risultato diverso. Sì, però è un gran rammarica, a pochi minuti, una manciata di minuti alla fine, 2-0 che l'arbitro... Ma io adesso il regolamento non lo conosco, ma si poteva andare un guardialinee? Ma nei dilettanti il regolamento è diverso, anche questo è un assurdo veramente, del regolamento del gioco del calcio. Cioè nei professionisti la partita viene ripetuta, non viene ripetuta, ma viene ripetuta dal minuto in cui è stata sospesa. Nei dilettanti bisogna ripetere la partita, proprio un assurdo, perché poi i dilettanti, proprio come parola, le spese per riaffrontare una trasferta sono sempre ingenti per una società, quindi lo vedo proprio un regolamento obsoleto e non corretto per quanto riguarda i dilettanti. Purtroppo uno dei pochi casi che è successo nella storia è capitato con Mario Palazzi. Mannaggia, però comunque te sei riuscito a portare ai playout, probabilmente contro ogni pronostico, no? Visto come è andato tutto il campionato, tutte le disavventure, e a Colle probabilmente è mancato un gol. Assolutamente, la partita, riuscire a portare questa squadra a playout era veramente un'impresa, è stata fatta. Poi con le Valdezza purtroppo abbiamo lasciato il primo tempo agli avversari e nel secondo tempo abbiamo attaccato, abbiamo lottato, ma purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Adesso Mario Palazzi che fa? Ora aspetto qualche opportunità, qualche progetto importante, perché penso di meritarmelo, spero che arrivi alla svelta e sono fiducioso che qualcosa di buono arriverà. Grazie Mario. Prego, ciao, grazie.